Scalfarotto, prego. Grazie Presidente. Signora Presidente, per il suo cortese tramite, volevo notificare al sottosegretario Crippa che nel caso non fosse stato informato, adesso al governo c'è lui, non ci sono io. E che a dare Colleghi. parere contrario all'emendamento proposto dal collega Baldelli è stata la sua maggioranza, non la mia. Allora, il collega Crippa ha avuto, diciamo, posso anche dire con una certa abilità retorica, ma che evidentemente non incanta, la capacità di capovolgere la realtà, nel senso che in questo caso stiamo parlando di un lunghissimo contenzioso che intercorre tra l'Euratom e la Repubblica Italiana per contratti che sono stati firmati da enti di ricerca italiani, anche dall'Enel e da altri enti italiani durante la gestione dell'Euratom e la cui determinazione è stata estremamente complicata dal punto di vista proprio della determinazione degli oneri per una serie di questioni, non foss'altro per la lunghezza di questi rapporti che sono, appunto, che sono intercorsi tra Euratom e aziende italiane o enti di ricerca italiani. Ora il punto è che questa transazione è una transazione che chiude un lungo contenzioso e che potrebbe costare all'Italia molto di più di questi 49 milioni. È un dato che l'Italia evita, se accetta questo determinato accordo, di entrare dentro un meccanismo sanzionatorio. E la Commissione, che ha stabilito non di prendere 49 milioni di oneri, ma di assumere alcune attività, lo ha fatto proprio per evitare che ci siano passivi superiori. Ora, dato che il sottosegretario Crippa è al governo, lui non è costretto a seguire le cose che sono state decise dai governi precedenti. Perché guardi, signora Presidente, qui c'è un grande equivoco. Sembra che il sottosegretario Crippa e tutta la squadra di governo siano lì soltanto per scaldare la sedia, cioè loro decisioni non ne prendono. Quello che hanno ereditato dicono che non possono in qualche modo modificarlo. Ci si chiede allora che cosa ci stiano a fare al governo se fanno soltanto da passacarte. Il sottosegretario Crippa è libero di non ratificare l'accordo. Se l'accordo non vi piace, sottosegretario, dia parere negativo, dica alla sua maggioranza di votare di no e dopodiché si attrezzi per una trattativa con l'Unione Europea e abbiamo visto come trattate con l'Unione Europea. Andate sul balcone e poi vi ritirate dal balcone, perché quando l'Unione Europea alza la voce vi calate le braghe. Signor sottosegretario, allora lei dia parere favorevole a questo emendamento, dica che non, questi costi non vanno sulla bolletta, dia parere positivo, che non vanno sulla bolletta delle abitazioni, che è un problema suo, caro signor segretario, è lei il governo, non sono io. Allora, se questo è il punto del governo, si faccia in questo modo, perché veda, quella che lei chiama imprecisioni della viceministra Castelli non sono imprecisioni, sono errori macroscopici. Bisogna avere anche la faccia di venire in Parlamento a dire che quella fascia tariffaria non tocca le abitazioni, perché significa che non si conosce ciò di cui si parla. Allora, caro signor sottosegretario, visto che che le cose stanno così, se lei ritiene che questo sia un accordo svantaggioso per la Repubblica Italiana, dato che il Paese le ha dato la fiducia, fiducia che le sta rapidamente togliendo, come abbiamo visto in Sardegna e in Abruzzo, allora lei si assuma la responsabilità di quello che vuol fare. Dia il parere favorevole all'emendamento Baldelli, che io annuncio, noi voteremo, perché penso che sia un'ottima idea. Se voi ritenete che debba andare sulle bollette degli usi domestici, non chieda un ordine del giorno, ci riempite di decreti legge, caro signor sottosegretario, ci riempite di voti di fiducia. Faccia un decreto legge, denunci l'accordo, vada in Europa e dica che non le piace, ma non venga in Parlamento a dire che la colpa è di qualcun altro, perché siete al governo da 8 mesi e sembra che siate ancora all'opposizione. È per questo Concluda. che poi la gente non vi vota. Sono bastati 8 mesi a perdere 3/4 dei voti in Sardegna e la stessa cosa accadrà anche nel paese. Perché, signor sottosegretario, avere un governo che porta in aula Collega come un deve passacarte concludere. le carte degli altri governi,
fa venire la domanda del per quale motivo questo Parlamento vi abbia votato la fiducia. Collega Baldelli voleva intervenire, prego.